Si vota per le regionali. Perché gli elettori devono scegliere il centrodestra? Ma innanzitutto per dare continuità al lavoro svolto fino adesso. Noi come attuale maggioranza e governo della Regione Campania abbiamo affrontato tutta una serie di questioni che da tempo affliggevano questa regione, una fra tutte quella che riguarda la questione ambientale e i rifiuti. Noi non dobbiamo dimenticare, e purtroppo la gente si dimentica facilmente delle cose positive che uno fa. Noi 5 anni fa, quando facemmo la campagna regionale nel 2010, la facemmo con cumuli di immondizia in mezzo alla strada. Oggi stiamo facendo una campagna elettorale con le città pulite, i siti bonificati, tipo quello di Ferrandelle, dove tutti ci dicevano che noi da Napoli stavamo portando tutta l'immondizia di Caserta. L'impegno del governatore Caldore e di tutta la sua maggioranza fu quello di dire che entro 2 anni noi avremmo ripulito quel sito. Ebbene, a Ferrandelle non c'è più un chilo di immondizia, lo utero lo stesso. Da 2 anni non si verificano più emergenze rifiuti. Bisogna solo ricordare che prima del 2010 ogni 6 mesi c'era un'emergenza rifiuti. Adesso sono 2 anni che non si verifica una cosa del genere. È aumentata in maniera importante la raccolta differenziata, si sta completando tutto quello che è il ciclo dell'impiantistica. Quindi stiamo per completare un lavoro che altri non avevano nemmeno iniziato. Quindi su questo aspetto dare continuità è sicuramente importante. La problematica dei rifiuti non creava solo problemi riguardanti i cumuli di immondizia per le strade, ma bloccava l'economia, bloccava il turismo. Noi eravamo diventati la barzelletta del mondo intero, eravamo identificati come la regione della spazzatura. Adesso non è più così, il turismo a Napoli è aumentato, ci sono tante aziende importanti che cominciano ad essere interessate alla regione Campania, quindi per fare in modo che tutto questo vada avanti dobbiamo dare continuità al governo Caldoro.